questa lezione andando a vedere che succede questa volta quando noi applichiamo tensione tramite la giunzione e quindi avremo la circolazione di cosa. La prima eventualità che studiamo è la giunzione in polarizzazione inversa. Polarizzazione inversa che cosa significa? Che io vado a collegare una batteria che ha il polo positivo collegato con il catodo del diodo. Ricordiamo che abbiamo osservato prima che in questa struttura origina una regione di carica spaziale ai capi della quale io ho il potenziale di contatto. E abbiamo visto che graficamente, diciamo, può essere comodo immaginare, disegnare il potenziale di contatto ai capi della regione di svuotamento. Già da questo disegno schematico, che cosa osserviamo? Osserviamo che se noi applichiamo una tensione esterna al diodo di questa polarità, questa è esattamente concorde con la tensione di built-in all'interno della giunzione. Questo che significa? Che l'applicazione di questa tensione esterna ha l'effetto di aumentare la differenza di potenziale che io vedo qua. Quindi io ho un innalzamento della barriera di potenziale del materiale. Qual era l'effetto della barriera di potenziale? Era quello di far diminuire la corrente di diffusione all'interno del materiale, che è la corrente più grande, che è la corrente di maggiorità. Se io vado ad alzare questa barriera, chiaramente sempre meno portatori maggioritari potranno diffondere. Quindi io vado ad ottenere una drastica diminuzione della corrente di diffusione. Quale corrente sopravvive all'interno del dispositivo? Sopravvive soltanto la corrente dei portatori minoritari. Vi ricordate? Noi abbiamo un campo elettrico in questo verso, in direzione del campo elettrico chi si muove? Le lacune di questo lato, che sono poche, sono minoritari, e gli elettroni di qua, che sono anch'essi minoritari. Abbiamo osservato che questa corrente di campo è una corrente che ha questo verso. Quindi ha un verso negativo secondo la nostra convenzione ai capi del diodo. Quindi, se noi indichiamo positiva questa direzione della corrente, noi avremo la densità di corrente che sarà pari a meno Js. Cioè, l'unica corrente che passa nella struttura è la corrente di priorità. Quindi aver alzato la barriera all'interno del materiale fa sì che io la diffusione di fatto non ce l'abbia più dei portatori, perché i portatori dovrebbero avere un'energia molto grande per passare dall'altra parte. Gli unici che si possono muovere sono i portatori minoritari, che si muovono però nel verso opposto a quello convenzionale per noi positivo. Quindi in polarizzazione inversa noi abbiamo che il nostro dispositivo è attraversato da una corrente molto piccola,
perché la corrente dei soli portatori minoritari. Inoltre, proprio per quello che abbiamo detto, questa corrente non dipende dal potenziale di contatto, non c'entra niente, è soltanto una corrente che dipende dal campo elettrico, quindi sostanzialmente è limitata dal numero dei portatori che io ho a disposizione. Quindi una corrente sostanzialmente indipendente dalla tensione applicata, negativa e molto piccola. Quindi vi ricordate, quando noi abbiamo tracciato la caratteristica del diodo tensione corrente, noi abbiamo proprio schematizzato con una corrente di questo tipo la regione di polarizzazione inversa. Okay? E quindi adesso abbiamo capito anche perché ciò in polarizzazione inversa, questa piccola corrente indipendente dalla tensione ai gradi della struttura. Che cosa succede in polarizzazione diretta? La polarizzazione diretta io la ottengo quando vado a collegare il più questa batteria esterna con l'anodo del diodo. Cosa notiamo questa volta? Notiamo che la tensione esterna applicata al diodo è diretta nel verso opposto del potenziale di contatto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la tensione che io applico all'esterno si va a sottrarre il potenziale di contatto, cioè fa sì che questa barriera di potenziale va a diminuire. La barriera diminuisce, i portatori maggioritari sono liberi di diffondere nel materiale e sono tanti. Se io applico una tensione esterna che comincia a diventare superiore al valore del potenziale di contatto 0,5, 0,6 volt, a quel punto la diffusione dei portatori non è più impedita e io ho una enorme corrente di portatori maggioritari all'interno del diodo. Okay? Quindi, quando io vado, perciò, quando noi abbiamo disegnato la caratteristica esponenziale, abbiamo visto che ci sta una, diciamo, soglia. Quando io supero quella soglia di 0,5, 0,6 volt, a quel punto scorre una corrente che è quasi indipendente dalla tensione applicata. E perché io, quando supero questa tensione di built-in applicata esternamente, di fatto annullo barriera di potenziale, la corrente di diffusione è libera di scorrere, la corrente di diffusione è grande perché sono i portatori maggioritari che ho. Che succede nella corrente dei minoritari? Finché ci sarà un campo elettrico continuerà a starci una corrente dei minoritari che avrà un verso opposto a quella della corrente di diffusione, ma sarà chiaramente completamente trascurabile in quanto entità numerica rispetto alla corrente di portatori maggioritari, che è una corrente di grande valore. Per cui possiamo ritenere che in condizioni di polarizzazione diretta la corrente che circola, quale sarà? Già, sarà la corrente di diffusione che a questo punto è libera di circolare,
ci sarà la corrente dei portatori minoritari che ha direzione opposta, ma chiaramente questa qua sarà completamente trascurabile. Questa corrente che circola, quindi in polarizzazione diretta, è una corrente che dipende fortemente dalla tensione applicata al tiro. Quando questa tensione comincia a superare il potenziale di contatto, la corrente che circola comincia a diventare molto elevata. E si può dimostrare, ma non è certamente, diciamo, lo scopo di questo corso, che la relazione tra la corrente e la tensione è di tipo esponenziale. Quindi, in polarizzazione diretta, noi avremo un comportamento di questo tipo qua. Quando la tensione esterna supera il 0,5 volt, la corrente comincia a salire e, come abbiamo visto, questa corrente può crescere di ordini di grandezza restando comunque piccola la caduta di tensione ai cavi del tiro. Quindi una crescita della corrente esponenziale. Tant'è vero che noi che cosa abbiamo aggiunto? Che poiché, diciamo, le correnti, anche correnti molto elevate, noi molto elevate, gli diodi che, diciamo, con i quali ragioneremo noi sono milliampere. Alla fine, quale che sia la corrente che circola nel nostro diodo, la differenza di potenziale che si manifesta resta pressoché costante, cioè non va oltre gli 0,7 e 0,75 volt. Noi abbiamo ipotizzato che in tutti i nostri modelli tratteremo il diodo come se fosse un oggetto che ha ai suoi cavi una caduta costante pari a 0,7 volt. Okay? Questo origina proprio dal fatto che la caratteristica del diodo ha questa forma in conseguenza di questo tipo di funzionamento. Quindi, sebbene non sia stata una spiegazione quantitativa che chi avesse curiosità trova sui libri di fisica dei semiconduttori, anche una spiegazione, diciamo, molto qualitativa, però può dare l'idea del perché poi si ottiene ai terminali una caratteristica di questo. Fermo restando che, come abbiamo detto, uno poi negli esercizi non va mai a, diciamo, prendere quello che è il modello interno, ma appunto tratta questo dispositivo come un interruttore. Quando è chiuso ha i suoi cavi una caduta di 0,7 volt, quando è aperto non passa niente. L'altra cosa che, sulla quale mi volevo soffermare è questa. Abbiamo detto che questa struttura che troviamo la chiave della regione di svuotamento è assimilabile a una capacità, no? A un condensatore a facce piano parallelo. Questo ci dice un certo numero di cose. La prima cosa che ci dice è che chiaramente questo dispositivo ha un comportamento dinamico, contenendo, diciamo, al suo interno un effetto di tipo capacitivo, ha un comportamento dinamico in dipendenza del segnale che noi ci applichiamo a terminare. No? Se voi avete una resistenza, è una cosa diversa da avere un diodo. Questa capacità vera e propria che noi troviamo all'interno chiaramente si troverà a lavorare in condizioni diverse di funzionamento. Ai capi di questa capacità io potrò trovare la polarizzazione inversa o la polarizzazione diretta, e questo dà luogo a due comportamenti diversi. Senza scendere nei dettagli, va detto che questa struttura capacitiva si comporta diversamente a seconda se la regione di polarizzazione diretta è inversa, e allora la capacità prende il nome di capacità di svuotamento e viene indicata con CJ, o viceversa la capacità si trova a lavorare nelle condizioni di polarizzazione diretta e allora prende il nome di CD, capacità di diffusione. Quindi CJ e CD.
è chiaro che queste, il valore di queste capacità da che cosa dipende? Dipende sicuramente dalla tensione che è applicata al diodo, quindi che sia una tensione inversa o una tensione diretta. In più dipende dai drogaggi delle regioni, dipende dal modo in cui è stato realizzato il diodo, quindi da tutta una serie di parametri. Ora, chiaramente noi useremo molto il simulatore. Quando useremo il simulatore, diciamo, userà un modello del diodo al suo interno. Questo modello, dovendo portare in conto il comportamento dinamico della giunzione, dovrà contenere anche i parametri relativi a queste, diciamo, capacità. Allora, io vorrei illustrarvi brevemente il modello SPICE del diodo, che poi è quello che useremo nella prossima lezione. Chiaramente, noi quando usiamo SPICE, noi ci piazziamo il componente diodo là e fa tutto il simulatore, ma noi dobbiamo sapere qual è la bontà di una simulazione, dipende dalla bontà del modello. Se voi avete un modello che non rispecchia quello che succede effettivamente nel dispositivo, la simulazione chiaramente non è attendibile. Quindi noi useremo dei modelli, questi modelli generalmente le forniscono le case produttrici di questi diodi, noi useremo delle sigle commerciali, la casa produttrice ricava tutti i parametri necessari alla descrizione del componente attraverso che cosa? O attraverso misure, quindi una volta che il componente è realizzato, abbiamo accennato per esempio a come si misura il fattore di idealità del diodo, oppure attraverso i dettagli del processo di fabbricazione che è stato usato. Quindi tutti questi numeri, tutti questi parametri vengono messi all'interno del simulatore e vi consentono poi che quando usate il simbolo del dispositivo, quello che ottenete è molto prossimo al comportamento effettivo del diodo. Quindi l'ultima cosa che vediamo è come viene modellato il dispositivo all'interno del simulatore SPICE. Quindi ogni qualvolta che noi andiamo a utilizzare in realtà che cosa utilizza il simulatore per questa descrizione? Simbolo diodo, il simulatore sostituisce una rete di questo tipo. Questa rete, come vedete, contiene elementi dinamici, cioè una capacità per tenere in conto proprio il fatto che all'interno del dispositivo noi abbiamo un comportamento capacitivo. Quindi noi abbiamo un generatore di corrente che è controllato dalla tensione ai cavi del dispositivo. Abbiamo parlato dei generatori controllati. Questo generatore di corrente a noi ci serve a descrivere il comportamento statico, ossia che cosa? Il fatto della corrente del diodo, io la posso scrivere con la legge esponenziale che abbiamo visto all'inizio.
Quindi questa qua sarà la tensione ai capi del nido. Poi avremo un condensatore. Un condensatore che qua terrà in conto la capacità di giunzione più la capacità di diffusione, ovvero i due contributi che io ho a secondo se il diodo lavora in polarizzazione inversa o in polarizzazione diretta. Noi tutto questo non lo vedremo proprio, noi metteremo il simbolo, ma il simulatore lavora su questo circuito qua. Queste capacità hanno una formula piuttosto complessa che io vi scrivo non perché la dobbiate sapere o io ve la chiederò mai, ma perché quando poi andremo a vedere insieme il modello del diodo, voi troverete tutta una serie di cose. Queste cose sono quelle che ci consentono di descrivere il comportamento dinamico del componente. Tutti questi parametri chi sono? Sono questi. Questa capacità si può scrivere in questo modo qua che io vi scrivo. Che voi vi potete anche non scrivere, quello che è importante, io ho scritto, questa è la capacità di diffusione e questa è la capacità di svuotamento. Quello che è importante vedere è che la capacità di diffusione dipende dalla corrente che passa, dalla tensione termica e da un altro numero che voi non conoscete, che è il tempo di transito, e la capacità di svuotamento dipende dalla tensione applicata e da un coefficiente M, che è detto coefficiente di gradualità. A me, non mi interessa che voi ve la scriviate, ok? Mi interessa che quando voi andiamo a vedere il modello del diodo ci trovate scritto M, tau con t eccetera, dovete sapere che quei numeri là il costruttore ve li ha messi per poter descrivere in una maniera ragionevole il comportamento dinamico del dispositivo. Ok? Nessuno ve li chiederà mai. R con S poi, quest'altro termine aggiuntivo, tiene conto della resistenza complessiva che io vedo ai capi del diodo. Quindi una resistenza serie, perché esiste una resistenza? Perché chiaramente questo è un semiconduttore drogato, ha una certa conducibilità, non è un metallo perfetto. All'interno ci saranno delle cadute, quindi ci sarà un comportamento di tipo resistivo parassita che viene portato in conto attraverso questa R serie, che mi sembra che per il diodo che usiamo noi è una decina di ohm, è qualche ohm che viene fuori dal fatto che questo sono comunque regioni dove abbiamo una certa resistività. D'accordo? Quindi quando noi poi useremo il modello del diodo, noi troveremo tutta una serie di parametri che ci consentono di scrivere queste equazioni in maniera corretta. Io mi fermo qui per quanto riguarda il diodo e vi volevo fare invece insieme a voi degli esercizi che riguardano un po' tutta la parte che abbiamo visto, anche in questo caso per mettere dei numeri, cioè per capire quando uno parla di sigma, di mu, di pt, tutto questo dal punto di vista proprio quantitativo, quanto vale? Dopodiché vi dicevo, noi degli esercizi per noi il diodo lascia la caduta di 0,7 e basta così, però è interessante sapere quanto valgono queste quantità. Sono tutti esercizi
tutti presi dal Seida, quindi li trovate sul vostro libro. Ma, diciamo, li facciamo insieme. Allora, la prima cosa che ci vogliamo calcolare, per vedere appunto questi numeri, poi di fatto che numeri sono, è la concentrazione intrinseca dei portatori nel silicio a diverse temperature, per vedere questo numero quant'è. Quindi ci vogliamo calcolare la concentrazione intrinseca nel silicio a 250 Kelvin, 300 Kelvin, 350 Kelvin. Vi ricordate che cos'è la concentrazione intrinseca? Quando abbiamo parlato dei semiconduttori abbiamo detto che idealmente, se noi stessimo a una temperatura prossima allo zero, tutti gli elettroni starebbero all'interno dei loro legami covalenti, quindi non avremmo nessuna carica libera. Poi dopo abbiamo aggiunto che però per effetto della temperatura, forse anche la temperatura ambiente, alcuni portatori guadagnano un'energia tale che gli consente di strapparsi da questi legami ed essere disponibili per la conduzione. Sono pochi, ma ci stanno. Questi portatori liberi per effetto della temperatura, noi li abbiamo definiti concentrazione intrinseca. E vi ricordate, abbiamo scritto che chiaramente, poiché per ogni elettrone che si libera viene rilasciata una lacuna, questa concentrazione intrinseca è pari al numero di cariche positive e al numero di cariche negative. Bene, come si calcola questo numero? Chiaramente questo numero da che dipende? E dipende dal materiale e dalla temperatura, non può dipendere da molte altre cose. La formula che, diciamo, ci consente di calcolare questo numero è questa. Anche in questo caso nessuno ve ne chiederà mai conto, però la dovete sapere, diciamo, è utile vedere come si ricalcolano queste cose. Chi sono queste quantità che compaiono qua dentro? La costante B dipende soltanto dal materiale, quindi ogni materiale ha un certo valore per questo numero. Nel silicio questo numero va da 5.4 per 10 alla 31 elettron volt su gradi Kelvin. L'electron volt, noi l'abbiamo già nominato, vi ricordate quando abbiamo parlato delle bande energetiche? Abbiamo detto che la distanza tra la banda di valenza e la banda di conduzione è 1 e 12 electron volt. Cioè un elettrone per diventare da valenza, quindi stare nel legame, a diventare di conduzione, quindi essere disponibile per la corrente, deve avere almeno un'energia di 1 e 1 electron volt. Che cos'è l'electron volt? L'electron volt è l'energia che acquista un elettrone quando si muove sotto la differenza di potenza di 1 volt. Abbiamo accennato più volte a K, costante di Boltzmann. Quanto vale la costante di Boltzmann? La costante di Boltzmann vale 8,62 per 10 alla meno 5 elettron volt su gradi Kelvin. Anche questa, la costante di Boltzmann, a seconda dell'unità di misura che voi trovate, potete trovare dei valori differenti rispetto a questo. E con G, energia della banda proibita, energia del Bell, che per il silicio abbiamo detto vale 1,12 elettron volt. Per cui alla fine, fissate queste grandezze qua, l'unica variabile che resta in questa equazione è la temperatura.
Cioè, questi numeri qua sono fissi, B dipende dal materiale, questo dipende dal materiale perché il bending è il potenziale fisso, questa qua è la costante di Boltzmann. N uguale praticamente di fatto dipende soltanto dalla temperatura come grandezza variabile. Quindi se io vado a sostituire i tre valori diversi di temperatura qua dentro, che cosa trovo? Trovo che, scriviamo direttamente l'N con I e non nel quadro, questa concentrazione intrinseca per T pari a 250 gradi Kelvin, a quanto corrispondono 250 gradi Kelvin? Che dite? N con I è pari a 1.5 per 10 alla 8 atomi a centimetro cubo. Quanto sono 250 gradi Kelvin? Meno di 0. Per T uguale a 300 gradi Kelvin, l'abbiamo scritto il numero, era 1,5 per 10 alla 10 atomi al centimetro cubo. Per T uguale a 300 gradi Kelvin, N con I vale 4.18 per 10 alla 11 atomi a centimetro cubo. Chiaramente 250 sono meno 23, 350 sono 77 gradi centigradi, 300 sono intorno a 27 gradi che è la temperatura. Quindi di fatto questa concentrazione di carica libera dipende solo dalla temperatura. Tenete presente che questi numeri chiaramente non fanno del silicio intrinseco, anche a salire della temperatura, minimamente un conduttore. Resta un numero di portatori di carica libera assolutamente basso. Ma perché le abbiamo scritte queste cose? Perché noi all'inizio abbiamo detto che la caratteristica più importante dei semiconduttori è la possibilità di variare la conducibilità, cioè variare la quantità di carica libera disponibile alla conduzione di corrente. Bene, quindi questi qua, questi numeri sono la base di partenza per capire poi come si attua effettivamente questa variazione di conducibilità e quanto vale. Quindi questo, diciamo, è il silicio intrinseco. Allora, calcoliamoci adesso la concentrazione di portatori maggioritari quando invece questo silicio noi lo andiamo a trovare. Quindi vediamo che cosa succede. Immaginiamo di fare questo, abbiamo una fetta di silicio, l'abbiamo drogata di tipo P con Na atomi di boro e gliene abbiamo messi 1 per 10 alla 16. Vi ricordate, abbiamo detto che in un centimetro cubo di silicio ci sono 10 alla 22 atomi. Noi ne abbiamo introdotti 10 alla 16, quindi uno ogni 1000 miliardi di boro. E vogliamo vedere questo che cosa ha cambiato nelle caratteristiche del nostro materiale. Quindi ne abbiamo introdotti pochi, cioè è un numero che considerato con la quantità di atomi che ci stanno in un centimetro cubo di silicio, ne abbiamo introdotto multimiliardi. E ci vogliamo calcolare i portatori di unità. Supponiamo di stare a temperatura ambiente. Che cosa possiamo dire? Noi all'inizio avevamo Ni portatori, quindi avevamo un numero di N pari a 1,5 per 10 alla 10, che è lo stesso numero di P che avevamo, ok?
atomo accettore io ho aggiunto una P. Quindi a questi qua, che io tenevo per effetto della sola temperatura, qui ne ho aggiunti 1 per 10 alla 16. Come vedete, tra 10 alla 10 e 10 alla 16 non c'è nessun paragone. Questi qua sono assolutamente trascurabili. Quindi, quando io faccio un drogaggio 10 a 16, vuol dire che nella curva sarà 10 alla 16. 10 alla 6 è un'ultimissima cifra decimale, ce lo possiamo anche dimenticare. Quindi, se io dico che ho drogato 10 a 16, vuol dire che alla fine darò 10 alla 16 portatori positivi. Quanti minoritari ci avrò? Scrivo N in P, cioè portatori N in silicio di tipo P. Bene, me li vado a calcolare dalla legge di azione di massa. Quindi posso scrivere come N in quadro su N con A. Bene, se io vado a fare questo calcolo, quindi vado a calcolarmi i minoritari, cioè gli elettroni nel silicio di tipo P, uso la legge di azione di massa dove i P, abbiamo detto, sono essenzialmente quelli che ci ho messo dall'esterno, il drogaggio. I minoritari, guardate quanti ne sono, sono 10 alla 4, cioè sono diminuiti enormemente. Questo vi dà pure l'idea di che differenza ci sta tra la corrente di diffusione dei maggioritari e la corrente dei minoritari. I minoritari ci sono, ma sono in un numero estremamente ridotto. Quindi perciò quando ne parliamo di correnti di saturazione inverse, diciamo 10 alla meno 12, 10 alla meno 14 ampere, perché è una corrente sostenuta da una quantità di carica estremamente ridotta. L'ultima considerazione che volevo fare riguarda la conducibilità, per darvi un'idea di, anche qui, dei numeri. Proviamo di fare questo. Abbiamo il silicio intrinseco, e abbiamo un silicio di tipo P drogato con 1 per 10 alla 16 atomi al centimetro cubo. Ci vogliamo calcolare la resistività nei due casi. La resistività del semiconduttore ce la siamo calcolata prima, la formula, no? Quando abbiamo fatto la corrente di drift. La resistività ρ a chi è uguale a 1 diviso Q P mu con P più N mu con N. Anche qui potete anche non scrivere, l'importante è che, diciamo, seguite più o meno il discorso. Per le mobilità noi abbiamo dato dei valori generici, abbiamo detto questo è 1350, questo è 2 volte e mezzo più piccolo, in realtà queste sono veramente delle grosse approssimazioni, perché le mobilità dipendono dal drogaggio, dipendono da una serie di cose, ma comunque questi valori sono abbastanza ragionevoli. Se io vado a calcolarmi questa resistività nel silicio intrinseco, che cosa ci avrò? Quanto vale la carica dell'elettrone? 1,609 per 10 alla meno 19 coulomb. Quindi fatemi scrivere qui. P. Quanti sono i P e gli N nel silicio intrinseco? Li abbiamo calcolati prima, sono 1,5 per 10 alla 10.
le mobilità sono, quindi qua vabbè, avrei 1.5 per 10 alla 10, la mobilità delle lacune, mettiamoci 480, più 1.5 per 10 alla 10 per 1.350 la mobilità degli elettroni, se mi vado a fare questi conti, ottengo che la resistività del silicio intrinseco è pari a 2,26 per 10 alla 5 ohm sul centimetro. Un materiale che ha una resistività, ho scritto la ρ, la conducibilità, pardon, la resistività, una resistività di 10 alla 5 ohm centimetro è naturalmente una resistività prossima a quella di un isolante, certamente non di un conduttore, anche se la resistività è un parametro che può variare di ordine di grandezza. Per esempio il vetro ha una resistività di 10 alla 12 ohm per centimetro, chiaramente un conduttore assoluto. Bene, se io rifaccio questo calcolo con i numeri che abbiamo trovato prima, quindi nel silicio drogato, quindi nel silicio estrinseco, come si dice, quindi mettendoci 10 a 16 lacune e 2 per 2 per 10 alla 4 elettroni, se io mi vado a fare questo conto per il silicio drogato, questa resistività vale 1.3 ohm sul centimetro. Di quanto è cambiato? È cambiato di 5 ohm di grandezza. E 10 alla 16 non è un drogaggio elevato, è un drogaggio medio. I drogaggi elevati sono 10 a 18, 10 a 19, 10 alla 20. Quindi con un drogaggio di 10 alla 16, che è un livello di drogaggio abbastanza basso, molto basso, noi abbiamo variato la resistività di 5 ordini di grandezza. Anche in questo caso questo diventa conduttivo, ma tenete presente che nel confronto con un materiale conduttore come l'alluminio, l'alluminio ha una resistività di 2,75 per 10 in meno 6. Questo perché sempre questo discorso? Per farvi capire che, diciamo, modulando la conducibilità noi riusciamo a ottenere il passaggio di correnti, ma abbiamo comunque degli effetti resistivi, perciò poi ci portiamo in conto resistenze serie nei modelli, perché abbiamo conducibilità, ma non è un conduttore, comunque certamente non ha questi livelli, quindi vengono sempre portati in conto dei termini che tengono conto di questo fatto, nelle zone ci sta. Okay. Quindi, come vi dicevo, nessuno vi chiederà mai conto di questi numeri, però sapere più o meno aiuta, io spero, la comprensione di questo.